Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per darvi la nostra opinione su un gioco e quest'oggi parliamo di Handling Extinction is Forever. Noi l'abbiamo notato fin da subito perché ci piaceva questa idea della mamma volpe che deve salvare i suoi cuccioli. Esattamente da cosa? Proprio perché il gioco tratta il tema dell'estinzione, ovvero che comunque questi umani, a furia di fare le loro cose, stanno distruggendo più o meno il pianeta e quindi pian piano le specie di animali iniziano ad estinguersi. Per esempio, lei è l'ultima mamma femmina di volpe rimasta e quindi il gioco inizia proprio con lei che partorisce questi quattro cuccioli. I cuccioli si possono anche personalizzare, una cosa carina che non influisce minimamente su nulla, solo estetica. Comunque si possono personalizzare nel colore. E poi il gioco è ambientato in circa 30 giorni, dove noi dobbiamo fare di tutto per far sopravvivere i nostri cuccioli. È molto carino però come funziona il gameplay. In pratica lei ogni notte esce dalla tana, lascia i cuccioli, cioè i cuccioli se li porta con sé, che la seguono, e deve cercare la mamma volpe, deve cercare l'obiettivo della mamma volpe, quello di cercare il cibo per i suoi cuccioli. Mentre cerca il cibo, però, vive diverse avventure che però non stiamo a spoilerarvi. Vabbè, per farvela diciamo breve, senza appunto farvi spoiler, ci sono diversi pericoli come altri animali, esseri umani, qualche fattore proprio d'ambiente che può bloccare il suo percorso. E inoltre, durante questa sua ronda notturna, lei deve stare attenta a diversi fattori. Per esempio, i cuccioli se li deve portare sempre con sé e non li può lasciare. Cioè, lei può correre tranquillamente, nel caso che tutta una strada dritta può anche andare molto avanti, però bisogna stare attenti quando ci sta qualche salto di mezzo, perché se i cuccioli non sono in grado di effettuare quel salto, rimangono indietro e quindi si perdono. E in quel caso i cuccioli perdono salute, possono morire tutti i cuccioli tranquillamente. Inoltre bisogna tenere d'occhio questa barra della salute, che in pratica si carica ogni volta che loro mangiano del cibo. Diminuisce con il passare del tempo fuori, diminuisce quando si incontra un pericolo e diminuisce quando si va a dormire senza aver effettivamente mangiato nulla. Diciamo, per gestire al meglio il gioco conviene sempre uscire e mangiare qualcosa fuori, tipo uno snack, no? E poi si prende un'altra cosa tipo spesa e si porta nella tasca. Quindi uno fa la cena con calma, no? E questo appunto per tutte queste notti. Ovviamente detto così il gioco può sembrare magari ripetitivo e noioso, però non è affatto così, perché a livello di trama succede qualcosa all'inizio e quindi ogni tanto la volpe deve seguire proprio degli avvenimenti della storia, e lo fa con il naso, con cui può percepire diversi odori, ovvero questa pista della storia, odori di cibo, odori di prede, perché lei può anche cacciare. E quindi si procede. Poi nella mappa sono presenti degli eventi, e se andate in quel punto succede qualcosa di particolare legato appunto a qualcosa di secondario o sempre importante che può facilitarvi la storia. Ah, poi ovviamente stiamo parlando di una volpe proprio classica, non ha nessun potere speciale. Sì, proprio una volpe normalissima, cioè non fa niente di strano o di magico. Non parla nemmeno, appunto il gioco non ha nessun dialogo, è tutto narrato tramite avvenimenti e qualche immagine tipo flashback che si vede ogni tanto. A livello di difficoltà comunque non è possibile impostare la difficoltà, però il gioco può risultare difficile se non si capisce bene il funzionamento, però in realtà è molto semplice. Per esempio, noi l'abbiamo giocato due volte per fare il platino. La prima volta capitava a volte che per concludere la giornata semplicemente andavamo a frugare nella spazzatura, prendevamo una prima cosa da mangiare e tornavamo subito a casa per far passare i giorni e quindi andare avanti con la storia. Poi dopo abbiamo scoperto che ci sono più eventi da vedere, ci sono più abilità da scoprire, perché loro, cioè lei in pratica vive delle situazioni con i cuccioli, tipo un grande salto, e i cuccioli provano a effettuare il salto e se ci riescono sbloccano tipo l'abilità del salto, oppure provano a salire su un albero, se ci riesce sblocca l'abilità. Ogni cucciolo ha tipo
due abilità fisse e tre abilità uniche che cambiano. E possiamo dirvi comunque che come gioco ha rispettato completamente le aspettative, anzi le ha anche un po' elevate. È stato molto bello, è stata anche molto emozionante la storia di questa volpe. Sì. Devo dire che neanche l'hanno scontato il finale, senza farvi spoiler, però beh, io mi sono proprio emozionato un sacco. È stato difficilissimo trattenere le lacrime. Un'emozione proprio fortissima. Senza scherzare, però. Sì. Tu lo stai dicendo in senso un po' ironico. No, vabbè, però no, infatti senza scherzare. È stato proprio difficile cercare di trattenersi, perché è veramente toccante. Se ovviamente vi tocca un po' il discorso degli animali, magari dell'ambiente, queste cose qua così. Graficamente il gioco si presenta come uno stile cartunoso, non proprio definito, però è un po'... Non è proprio tipo come Last Day of June, perché comunque lì era più fatto a effetto... Sì, era tipo acquerello. Però comunque non è proprio dettagliatissimo, per dire. Però comunque è si capisce quello che guardi. È molto gradevole da vedere. Sì. Ha una bella grafica, sì. Cioè, non è il graficone gioco AAA, però comunque ha una grafica gradevole. Mm. E tutto questo ovviamente viene accompagnato da... Beh, ci sono i vari movimenti della volpe che può fare le variazioni. E il gioco funziona con un sistema per la maggior parte di scorrimento laterale. Tuttavia c'è anche, essendo un 2D e mezzo, cioè ci sono anche diversi elementi in 3D, a parte la volpe, anche delle strade che si... Le strade che in pratica vanno più in profondità, quindi si può andare anche in fondo o in avanti, però per la maggior parte è sempre uno scorrimento laterale. Le musiche, beh, sono state anche quelle molto, molto belle, hanno influito pure sull'atmosfera del gioco, devo dire. La longevità in realtà forse poteva durare qualcosa in più, però in realtà essendo un gioco di una volpe, visto che si è ambientato tutto nell'arco di un mese, non è che poteva fare chissà che questa volpe. Beh, quanto dura? 3 ore forse? Sì, forse 3 ore proprio prendendole con calma in realtà, ma probabilmente anche 2 ore circa, soprattutto se nelle giornate dove ci sono eventi opzionali le saltate prendendo subito qualcosa da mangiare appena andate, in quel caso forse la longevità si abbassa anche a 1 ora circa. Anche gli eventi legati di più alla storia, quelli più importanti, sono anche quelli opzionali, nel senso che se ignorate gli odori, non seguite tutte le tracce, alla fine comunque non si prosegue completamente, però superato questo arco di 30 giorni comunque il gioco finisce, c'è un modo per andare alla fine. Vi abbiamo detto più o meno tutto di Endling senza farvi spoiler, è un gioco indie, un'avventura di sopravvivenza, molto survival quindi, interessante, il prezzo di base è 30 euro. Forse per l'acquisto è più indicato 15-20, sì. Per quanto è un bel gioco, però è un prezzo più consigliabile. Trovate qui sul canale già un gameplay di Endling, fateci sapere cosa ne pensate, se l'avete già giocato, se l'avete solo sentito o neanche mai sentito nominare. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima! Thank you.